per la puntualità con cui vi siete collegati. Io sono Gianluca Affinio del Formez e oggi conduco questo secondo webinar del ciclo dell'accessibilità dei siti web. Buongiorno, buongiorno Paolo, Sergio, potete utilizzare la chat da subito per interagire con noi dello staff e soprattutto con i relatori. E come sapete, se avete partecipato al primo webinar, ci prendiamo i minuti iniziali per una brevissima introduzione, non tanto sugli argomenti della giornata, ma qualche informazione di servizio sulla partecipazione al webinar e in generale a questo ciclo. Buongiorno, vedo che siete tantissimi, al momento siete circa 400, un numero molto alto, ci fa molto piacere. Abbiamo riaperto le iscrizioni perché abbiamo avuto varie richieste da parte di utenti che non avevano potuto partecipare al primo webinar e come avete visto però abbiamo pubblicato la registrazione e tutti i materiali e quindi abbiamo pensato anche, essendo un ciclo, di riaprire le iscrizioni per questi ultimi due webinar. Allora, come vi dicevo, approfitto per ricordarvi intanto il calendario del ciclo di webinar. Sono tre webinar, oggi è il secondo, tutti i venerdì sempre dalle 12 alle 13:30. Nel primo webinar abbiamo parlato della dichiarazione di accessibilità. Come sapete, ieri c'era questa scadenza che prevedeva per ogni sito della pubblica amministrazione la pubblicazione e aggiornamento della dichiarazione. È stato un webinar molto partecipato, ci sono state veramente tante domande perché evidentemente la scadenza così ravvicinata richiedeva un po' di chiarimenti per compilare la dichiarazione. Oggi invece parliamo di strumenti di progettazione di siti web delle PA e nel webinar della settimana prossima invece di errori di implementazione più comuni da evitare. Avremo come relatore altri docenti di Agid dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Qualche informazione di servizio. Vi dicevo, durante il webinar potete interagire in qualsiasi momento attraverso la chat. Con un webinar così partecipato non possiamo dare la parola direttamente ai partecipanti, però voi scrivete le vostre domande in chat, tutte le domande verranno raccolte e riproposte ai relatori al termine del loro intervento. In alcuni casi proviamo anche a rispondere in tempo reale o attraverso la chat o il relatore se riesce a farlo durante la sua esposizione. In ogni caso raccogliamo tutte le domande ed eventualmente possiamo anche dare seguito rispondere anche attraverso altre modalità. Pensavamo di pubblicare direttamente sulla pagina Eventi PA le risposte alle domande inevase. Per quanto riguarda i materiali, ve lo ricordo, tutti i materiali verranno pubblicati su Eventi PA, quindi troverete nella pagina dell'evento la playlist dedicata a questo ciclo di webinar e nel programma dell'evento anche le presentazioni dei relatori. Per quanto riguarda gli attestati, invece, ve lo ricordo perché ci sono arrivate diverse richieste e queste informazioni sono disponibili anche nella pagina dell'evento e abbiamo provato a rispondere a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta. Le presenze verranno attestate solo al termine del ciclo di webinar e gli attestati verranno rilasciati solo a coloro che partecipano ad almeno due webinar su tre. Quindi, se al termine del webinar vedrete nella pagina dei miei eventi, di Eventi PA, che non è stata ancora attestata la presenza, è normale. Lo faremo dopo il webinar di venerdì prossimo. Ci prendiamo un po' di tempo per farlo perché, appunto, con così tanti partecipanti è un'attività che ci richiede un po' di tempo. Nel frattempo, vedo che siete state aumentando in modo significativo. Al momento siete oltre 500, quindi io direi di non rubare troppo tempo ai relatori e quindi vi introduco la giornata di oggi. Oggi parleremo di strumenti di progettazione di siti web. Abbiamo due di siti web delle PA in particolare. Abbiamo due interventi. Il primo, modalità e strumenti di progettazione di siti web a cura di Claudio Celechin, che è responsabile del servizio sviluppo web e communities di Agid. E il secondo, Web Analytics Italia, Davide Porrovecchio, full stack developer del servizio sviluppo web e communities.
Al termine di ognuno degli interventi, i nostri relatori proveranno a rispondere alle domande e poi, al termine dei due interventi, chiederemo anche a Claudio Celeghini di intervenire, magari per rispondere alle ultime domande che riguardano il suo intervento. Sono le 12:05 in punto, io non rubo tempo a Claudio, che invito ad attivare microfono e webcam. Ci vediamo, ti lascio la parola, buon. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io sono Claudio Celeghin, appunto responsabile del servizio web, del servizio sviluppo web Communities, dell'area trasformazione digitale di Agid. Ci occupiamo di accessibilità e usabilità dei servizi online. Oggi, dopo il webinar della scorsa settimana, che abbiamo voluto dedicare proprio vista la scadenza imminente alla dichiarazione di accessibilità, ci dedichiamo invece ad alcuni aspetti di carattere progettuale dei siti web e dei servizi in generale. In questa presentazione, quindi presenteremo sia alcuni strumenti, alcune metodologie di progettazione, e anche poi uno strumento vero e proprio che poi verrà illustrato dal collega Davide Porrovecchio, che consisterà nella piattaforma di Web Analytics Italia. E poi, insomma, capiremo per quale motivo una piattaforma di rilevazione statistica è importante per migliorare i servizi, ma insomma immagino che molti di voi già chiaramente lo intuiscano. Allora, partiamo da quello che ci dice la norma, e la famosa legge del 2004, numero 4. Ci dice che i siti web e le applicazioni mobile dei soggetti erogatori sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili e comprensibili e solidi. Questi quattro principi, che derivano poi dalle WCAG, dagli standard internazionali di cui avete già sentito, di cui avete già avuto informazioni molto dettagliate nello scorso webinar. Queste quattro indicazioni sono veramente i pilastri fondanti dell'accessibilità, ma anche dell'usabilità. E poi vorrei dire, questi due termini sono sempre, come diciamo spesso, sono sempre più interconnessi, sono imprescindibili l'uno all'altro, no? Specialmente nelle ultime evoluzioni, nelle ultime versioni delle WCAG. Quindi, però, raggiungere un sito che sia effettivamente usabile e accessibile è difficile, è obiettivamente difficile, però sicuramente ci sono molti strumenti che consentono di poter raggiungere risultati significativi e validi. Partiamo da un punto, così la prima slide o la seconda, diciamo, poi dopo si ricollega anche all'intervento che farà il collega Davide Porrovecchio. In un determinato periodo di tempo, questa è una rilevazione che noi abbiamo fatto con Web Analytics Italia sul sito SPID. Vorrei farvi notare il numero dei contatti che noi riceviamo da diversi dispositivi. Il contatto che noi riceviamo tramite lo smartphone, la navigazione, è più di 3 volte. La navigazione è diciamo, più di 3 volte, supera di 3 volte il dispositivo desktop. Questo è estremamente importante tenerlo in considerazione in fase di progettazione del sito, in fase di stesura dei contenuti, in fase di definizione dell'architettura di un'applicazione e di un sito web, perché ancora oggi è
molto, è molto diffusa, il concetto per cui io devo comincio a progettare un sito web nella versione desktop. È da anni che insomma, ormai questi dati sono sotto l'occhio di tutti, perché sappiamo benissimo che in realtà anche i siti delle pubbliche amministrazioni sono navigati, sono fruiti sempre di più e in modo significativo più dallo smartphone che dal desktop. Quindi questo va assolutamente tenuto in considerazione. Però cosa comporta l'utilizzo dello smartphone? L'utilizzo dello smartphone ci pone una questione importante circa la questione appunto dell'usabilità e dell'accessibilità, perché l'incremento dell'uso della tecnologia mobile implica un incremento delle situazioni di potenziale disabilità. Mi riferisco a un'ottima pubblicazione che ha pubblicato Microsoft, e cito la fonte perché insomma anche se E lo farò anche in altre slide più in là, anche se sono insomma, società commerciali, ma non è importanza. L'importante è, come dire, citare la fonte. E in questo interessante fascicolo che ha pubblicato la Microsoft, dispiega in modo molto chiaro, molto coinvolgente, diciamo, come, in modo molto semplice, come la disabilità, cosiddetta disabilità, coinvolga in realtà tutti noi, e questa interessante asserzione, secondo cui appunto la tecnologia mobile implica un incremento delle situazioni di potenziale disabilità, è una questione da tenere bene, bene in considerazione, a mente. Perché vuol dire che tutti noi, ancora di più, ci possiamo trovare in condizioni di disabilità, e poi vogliamo anche capire, ma che cosa intendiamo veramente per disabilità? Perché ancora, tuttora, è forte e difficile da sradicare il concetto secondo cui la disabilità è qualcosa che attiene alle persone non vedenti, alle persone non udenti, alle persone che stanno su una sedia a rotelle, su una carrozzina, o persone che hanno importanti problemi cognitivi. È vero, ci sono assolutamente, cioè voglio dire, ci sono disabilità di carattere permanente gravi, ma non possiamo assolutamente, faremmo un gravissimo errore se pensassimo che queste sono le persone con disabilità a cui noi dobbiamo prestare attenzione nel progettare un servizio online. Perché in realtà la disabilità non è il fatto di non poter vedere o di non poter sentire, di non poter udire. La disabilità riguarda tutti noi, scusate, nel momento in cui io cerco di ottenere un obiettivo e non ottengo il risultato che invece voglio ottenere. Quindi nessuno di noi è cosiddetto normale. Io stesso, se perdessi gli occhiali, sarei un disabile temporaneo, o avrei una lieve forma di disabilità. Quindi non è soltanto una questione di salute, è una questione di situazioni, di contesto. Ed è una questione in cui io cerco come utente di ottenere un obiettivo, di fare una determinata cosa, di scaricare un documento, di completare un processo, e non riesco ad ottenere questo risultato. C'è una frizione che si innesta fra il mio obiettivo e le mie intenzioni e i risultati che raggiungo, perché il sistema informatico, in questo caso specifico, non mi consente di ottenere ciò che voglio. Faccio un esempio pratico. Molto spesso noi veicoliamo soltanto tramite il colore determinate informazioni. Bene, questo lo facciamo sul web spessissimo. Abbiamo fatto una, noi come Agid abbiamo fatto, stiamo chiudendo una fase di rilevazione dei siti web, della verifica di accessibilità dei siti web molto approfondita su un campione di 1200, di circa 1300 siti.
E vediamo, abbiamo visto spessissimo che se ne parlerà nel prossimo webinar, la prossima settimana, che molto spesso il colore è uno degli strumenti che vengono utilizzati per veicolare l'informazione. Bene, ma non può essere quella soltanto la modalità, perché ad esempio la persona daltonica in questo caso non vedrebbe l'informazione, ma va da sé che se io devo stampare quel foglio e dove viene indicato vi sarà sicuramente capitato spesso, viene scritto in un certo colore un'informazione perché è particolarmente importante, nel momento in cui lo stampo, la mia stampante in bianco e nero non mi fa vedere, non mi fa vedere nulla e quindi mi sono perso l'informazione. Questo vuol dire, con questo cosa voglio dire? Voglio dire che le forme di disabilità non riguardano, come dicevo prima, soltanto determinate caratteristiche di persone. Perché, riprendendo qui, ecco, un ottimo ancora esempio che viene fatto nel documento che citavo poc'anzi, a fronte di forme di disabilità permanente, temporanea o contestuale, situazionale, le persone che possono essere coinvolte anche appunto temporaneamente sono tantissime, molte di più di quanto noi pensiamo e vorrei dire che appunto riprendendo quanto abbiamo indicato prima, il documento, cioè le forme di disabilità insomma riguardano tutti quanti. Ad esempio, cioè, nel momento in cui io ecco, mi muovo con il mobile, sono sull'autobus e sto utilizzando il mio smartphone, se il testo o l'immagine che io ho scritto, che ho pubblicato sul sito, o il testo che utilizzo non ha un sufficiente contrasto con lo sfondo, io che sto utilizzando quel sito con lo smartphone, mi trovo in condizioni di luminosità assolutamente variabili. E potrei avere difficoltà se faccio molto spesso, quanto spesso ci capita di vedere quei siti con il testo, con quel grigetto molto stiloso, ma perfettamente inutile, perché sì, è bello vedersi, soltanto che non si legge bene, cioè nero su bianco è decisamente più efficace, no? Quindi ecco. Consideriamo questa situazione. Allora, dicevo, per quanto riguarda, ecco, a proposito di quante sono le persone con qualche forma di disabilità, cioè, se noi coinvolgiamo ovviamente anche chi ha perso gli occhiali, diventa evidentemente difficile poterlo dare un numero. Però dati Istat ci dicono che abbiamo un numero considerevole di persone, ad esempio over 75, quindi anziane, e le persone anziane sappiamo che possono avere tutti quei problemi che riguardano eventualmente problemi motori, problemi di vista, problemi di udito. Ci possono essere cittadini stranieri che in quel caso si trovano a dover fronteggiare problemi di carattere, cosa voglio dire, della lingua, del linguaggio, per cui io se non ho un sito web che se ho un sito web che veicola determinate informazioni soltanto tramite immagini, ho un problema nella traduzione perché gli strumenti automatici non mi consente di poter scusate, è partita la camera. Okay. Non mi consente di poter tradurre il testo. Poi ci sono le persone con problemi lievi di daltonismo e difficoltà motorie. Insomma, stiamo parlando di un numero importante di persone. E quindi va da sé che nel momento in cui noi facciamo la progettazione di un sito, di un'applicazione, di un servizio online, dobbiamo progettare necessariamente avendo l'accessibilità in mente. Non possiamo pensare di poter escludere da un team di progetto persone che siano esperte di accessibilità. Va benissimo il content strategy, l'architetto, l'esperto
esperto di UX, un interaction designer, ma se non mettiamo un esperto di accessibilità, rischiamo di portare poi dopo come dire, la progettazione allo sviluppatore, il quale, non avendo indicazioni specifiche su come deve operare, potrebbe interpretare queste indicazioni progettuali in modo non perfettamente aderente agli standard di accessibilità. Quindi è importante includere anche questa persona. Ora, la ricerca sull'utente è un passaggio fondamentale, invece, è un passaggio fondamentale perché se noi non conosciamo l'utente, non possiamo effettivamente capire di che cosa ha bisogno, quali sono, in che contesto si muove, quali sono le sue effettive esigenze. Ovviamente noi come pubbliche amministrazioni partiamo, rivolgendomi adesso qui, magari ci saranno anche persone non delle pubbliche amministrazioni, ma comunque noi come pubblica amministrazione abbiamo, a differenza del privato, come dire, per certe cose abbiamo il monopolio del servizio, per cui il cittadino deve per forza rivolgersi al nostro sportello analogico digitale per poter avere un determinato servizio. E questo porta spesso l'amministrazione a sottovalutare alcuni aspetti di accessibilità, prediligendo invece il mero adempimento, per cui io so che devo pubblicare un servizio, lo pubblico online, poi dopo come viene effettivamente fruito, diciamo, viene un po' trascurato. Invece è importante conoscere l'utente, è importante conoscere che le sue esigenze, è importante sapere di che cosa ha bisogno. Definendo, ad esempio, qui è un esempio, chiaramente può variare tantissimo, definendo le cosiddette personas, no? Per cui io capisco l'età media che può avere un determinato utente, l'ambiente nel quale lavora, a volte magari si trova a dover lavorare su questioni di carattere tecnologico, per così dire, senza però, magari è un amministrativo, e si trova a un certo punto, gli arriva sulla scrivania un incarico per cui c'è la necessità di avere alcune competenze di carattere tecnologico, che potrebbe essere semplicemente utilizzare un CMS per il sito web. Magari in un contesto dove il dirigente non conosce molto le ultime, insomma, non è molto al passo coi tempi, e poi in tempi non pianificati si trova di fronte a dover rispettare scadenze senza avere i mezzi tecnici e cognitivi, nel senso delle competenze per poterlo realizzare. Quindi questo è un esempio, ripeto, di personas, però sapere è molto, cioè, come dire, è necessario individuare il target specifico di quel servizio. Molto spesso in altre situazioni di formazione ho chiesto alle persone insomma, a cui stavo facendo formazione chi era il target del vostro sito e la risposta era tutti, tutti non esiste. Tutti non esiste, cioè nel senso sì, è vero che tutti devono rivolgersi, cioè tutti i cittadini hanno bisogno di quel servizio, ma è necessario distinguere delle categorie di persone per poter poi affinare e fornire un servizio adeguato. A questo proposito, vi fornisco un ulteriore elemento, anche qui potrò, come dire, essere spacciato di pubblicità occulta, però francamente ritengo che sia una pubblicazione estremamente interessante e dà veramente delle indicazioni molto utili e pragmatiche su come progettare un servizio. In questa pubblicazione che è stata fatta qualche anno fa, viene descritto una metodologia di progettazione che ritengo molto, appunto, molto efficace e ve la descrivo brevemente nelle prossime slide. Innanzitutto, è una modalità di progettazione che
si basa su un cosiddetto canvas, dove abbiamo a sinistra lo servizio che noi forniamo, quindi il servizio che l'amministrazione intende mettere a disposizione. Nel riquadro di destra andiamo a descrivere invece quelle che sono le specificità dell'utente. E quindi i suoi bisogni, le sue necessità, e adesso andiamo a descriverle rapidamente. Allora, voglio premettere una cosa: questo strumento noi l'abbiamo usato per progettare Web Analytics Italia, è per questo che ve lo propongo e anche altri servizi. Ed è uno strumento estremamente potente per mettere in contatto, sin dalle fasi progettuali, tutto il team di progetto, il fornitore, l'amministrazione. Il RUP, il dirigente, i design, tutti. Qui su questo canvas, ci si mette d'accordo su quelle che sono le basi fondanti del servizio da erogare, che cosa deve fare l'utente e come noi rispondiamo con il servizio in modo tale che questo servizio sia facilmente utilizzabile. Quindi, da una parte, noi andiamo a descrivere che cosa deve fare l'utente, descritto in un modo molto semplice, possibilmente, con un linguaggio che riguarda l'utente, che diciamo che non un linguaggio tecnico, ma il linguaggio dell'utente, come descriverebbe l'utente quello che deve fare. Dall'altra parte, andiamo a indicare quali sono i rischi, in inglese si dice pain point, cioè i punti rischiosi, di dolore, insomma, non so come dire, di ostacoli, le difficoltà che l'utente incontra nel momento in cui deve fare ciò che ha descritto nel primo punto. Potrebbe essere, ad esempio, io devo fare la dichiarazione di accessibilità, non ho le chiavi di accesso per accedere, oppure non so come fare, non ho mai gestito una cosa che riguarda la dichiarazione di accessibilità, oppure se non lo faccio entro una determinata data, perdo, oppure ho delle conseguenze amministrative, panico. D'altra parte, possiamo anche andare a indicare, anzi dobbiamo andare a indicare, quali sono i benefici che l'utente trae nel momento in cui riesce a ottenere ciò che gli serve, cioè se io faccio la dichiarazione di accessibilità, riesco anche a, come si dice, individuare insomma, i benefici che l'utente ha, che potrebbe essere: faccio una bella figura col mio capo, mi tolgo questo pensiero e passo ad altro. Una serie di indicazioni. Chiaramente, queste indicazioni non ce le possiamo inventare, sono indicazioni che andrebbero dedotte da una ricerca sull'utente, ok? Che può essere tramite le telefonate ricevute dall'URP, insomma, ci sono vari canali che noi possiamo utilizzare per poter acquisire in modo attendibile diciamo, queste informazioni che ci servono per delineare le attività che deve fare, i rischi e i benefici che l'utente si aspetta. Nel momento in cui poi andiamo a descrivere quello che deve fare invece il nostro servizio, dicevo prima appunto che questo noi l'abbiamo utilizzato per fare la progettazione di Web Analytics Italia, la piattaforma di statistiche, che poi descriverà il collega nell'intervento successivo. Questo strumento deve raccogliere le statistiche dei siti web e deve farlo in un determinato modo. Abbiamo descritto adeguatamente il tipo di servizio che viene fornito. Abbiamo descritto anche che problemi intende risolvere questo servizio, cioè venire incontro ai pain point che sono indicati, presupposti o insomma dall'utente. È chiaro che la stessa cosa vale poi per i benefici che ne abbiamo indicato, cioè
Che beneficio ha l'utente nel momento in cui utilizza il mio servizio? Qual è il vantaggio che genera questo servizio nei confronti dell'utente? È chiaro che questo esercizio ci serve per capire se quello che noi stiamo fornendo matcha, cioè nel senso, è coerente con le aspettative dell'utente, perché se c'è un disallineamento fra questi due elementi, ecco lì che che torniamo al concetto di prima, cioè al disallineamento fra obiettivi e risultati effettivamente ottenuti, e quindi si crea un caso di inaccessibilità. Un'ultima cosa per quanto riguarda questi elementi, è necessario indicare ciascuno della lista di questi oggetti come si dice, di priorità. È importantissimo metterle in ordine di priorità, perché se io do una priorità a un rischio dell'utente, per esempio, e non lo, non lo e trascuro un altro elemento della lista dei rischi, per esempio, il rischio, a questa a sua volta, scusate il bisticcio di parole, è che produco, faccio, metto a disposizione una funzionalità del mio servizio online che non serve a niente. Una ricercatezza, parlavo prima del testo del Grigetto, no? Del testo molto carino a vedersi, però inutilizzabile. All'utente non serve a niente sapere, cioè vedere un testo grigio chiaro su uno sfondo bianco semplicemente perché il designer ha detto che quello era più carino vederlo così. Allora, mi interessa vedere un testo che si legga bene in qualsiasi condizione, in qualsiasi contesto. Ok, allora, detto questo, ecco, vi faccio vedere l'ultima slide che riguarda questa parte. È un caso, appunto, vi dicevo, noi l'abbiamo utilizzato per Web Analytics, abbiamo raccolto una serie di informazioni. Abbiamo cercato di individuare, questa apparteneva diciamo, a una prima fase di analisi, abbiamo cercato di individuare le caratteristiche, le necessità dell'utente. Ripeto, questa è una prassi che nel privato è molto utilizzata, io vengo dal privato, ma nella pubblica amministrazione è meno sentita per il semplice fatto che io ho il monopolio del servizio, tu devi venire da me per fare questo adempimento e quindi sostanzialmente, poi non ci guadagno neanche, o perlomeno insomma non è che se io devo vendere, no, un PDF da scaricare, che non è un servizio, ma non è che ogni form compilato bene io guadagno, cioè insomma, non me ne torna nulla. In realtà, progettare un servizio fatto bene significa non perdere tempo, cioè per l'amministrazione significa non perdere tempo al telefono, a rispondere alle mail. Quanto tempo perdiamo noi a rispondere mail per aiutare gli utenti nel fare una cosa che potrebbe essere fatta meglio, poteva essere progettata meglio? E comunque sia, questo oggetto qui, non pensiamolo assolutamente come qualche cosa che, oddio, o si fa all'inizio del progetto o se no non si fa mai più. No, assolutamente, anzi. Ora che io sto da 2 anni con un servizio online e che so che quel servizio sarà oggetto di utilizzo da parte dell'utente per molto tempo ancora, a maggior ragione utilizzo uno strumento così perché ho tutti gli elementi, dalle mail che mi sono arrivate, le telefonate, ho un sacco di feedback da poter utilizzare, ho tutte quelle informazioni che mi servono per descrivere ancora meglio che cosa deve fare l'utente, quali sono le sue difficoltà che incontra nel fare quello che deve fare e quali sono i vantaggi che si aspetta dall'attività che deve svolgere. Quindi questo strumento può essere tranquillamente, anzi deve essere usato per fare un costante miglioramento del servizio. Dunque, ho visto che ci sono alcune domande. Eccole qua. Dunque, per quanto riguarda. Sì, deve fare due dichiarazioni di accessibilità. Sto leggendo Ceresi.
deve fare due dichiarazioni di accessibilità. Sono due siti diversi, cosa che abbiamo fatto anche noi. Ci sono dei riferimenti in cui è indicato che la ditta deve fornire analisi di accessibilità o che il servizio app deve essere accessibile? Assolutamente, cioè c'è una norma che dice no, che la ditta deve fornire analisi di accessibilità, diciamo che è una cosa che deve fornire, insomma, è l'amministrazione che deve, fare la dichiarazione di accessibilità, poi l'amministrazione che si gestisce se decide di includere nel contratto o meno, ma che il servizio e l'app deve essere accessibile, ci sono fiumi di letteratura e normativa su questo, quindi deve essere accessibile da parte di una pubblica amministrazione. Associazione Accessibilità Web che indica che non, dunque, aspettate un attimo, che indica che non abbiamo provveduto degli obblighi, provveduto per la dichiarazione di accessibilità. Allora, ne approfitto per dire una cosa, ottima, dunque, esiste un'associazione che si chiama Associazione Accessibilità Web, che terrorizza le pubbliche amministrazioni e non solo, dicendo che devono adeguarsi a determinati criteri di accessibilità, e questo, diciamo, la norma lo dice dal 2004, ma che se non lo fanno, o si rivolgono a questa associazione, o se no per loro sarà la fine. Questa associazione è. Non voglio trovare termini, insomma, però stiamo veramente al limite dell'azione legale, insomma, ecco. E quindi non prendetela nel modo più assoluto in considerazione, ne siamo consapevoli. È vero che esistono dei termini di legge, io so che il 23 settembre deve essere la data per la presentazione, era ieri per la presentazione della dichiarazione di accessibilità, però questa associazione vi sta dicendo di utilizzare uno strumento e questo strumento è a pagamento, quindi attenzione. Si tratta sostanzialmente di spamming e va assolutamente messo e indicato in Outlook come spamming. Allora, vedremo quali sono gli adeguati provvedimenti da prendere, però insomma ne siamo consapevoli e così. Allora, le statistiche disponibili riguardano l'accesso alle applicazioni delle pubbliche amministrazioni. Dunque, queste statistiche riguardano gli accessi ai siti web. Vedremo dopo. Fatta la dichiarazione per il sito web, per il sito desktop, come faccio la dichiarazione anche per la app o Android? Si utilizzano le stesse indicazioni. Nelle linee guida Agit ci sono scritte esattamente le modalità con cui vanno fatte. I risultati delle dichiarazioni Agit sulla città di oltre 1300 siti web comprende gli enti locali? Certo, assolutamente. Ne saranno pubblicati i risultati? Certo, sicuramente. Manderemo alla questo monitoraggio chiusi termina a dicembre. Poi manderemo una relazione alla Commissione europea. Conoscete associazioni da contattare per fare testare il sito? Se facciamo riferimento alle associazioni di cui sopra, vade retro, posso dirlo proprio esplicitamente. Però associazioni, diciamo che insomma, noi con le linee guida e forniamo tutti gli strumenti per poter, con linee guida e con strumenti online, insomma, un minimo di competenza tecnica. Si può arrivare a fare una valutazione, però certo ci vogliono persone che hanno competenza sull'accessibilità. Non possiamo dare riferimenti di associazioni particolari, lasciamo perdere quella di prima. Segnalo che tanti comuni stanno ricevendo comunicazioni di associazione web. Ok, vedi sopra, ho già risposto. È spamming. Webanalytics Italia è un servizio estremamente interessante, potente e ben progettato. Dovreste valutare di assumere qualcuno per l'assistenza, però. Ricevo risposta all'email dopo 2 mesi e ancora non ho riscontro dati dei miei problemi. Non è esattamente pratico in quel senso. Diciamo critica costruttiva, non polemica. Sì, ne siamo consapevoli. È uno strumento che va potenziato e lo faremo a partire dall'anno prossimo. Adesso non voglio anticipare troppe cose, però è una piattaforma che noi abbiamo intenzione di potenziare moltissimo.
La ditta fornitrice deve fornire il servizio richiesto in modo accessibile? Assolutamente sì. È obbligata la dichiarazione di accessibilità il committente del portale web o lo sviluppatore esterno? La dichiarazione di accessibilità è responsabile l'RTD dell'amministrazione. Uno strumento per il controllo dell'accessibilità dei siti web e delle app mobile. Anche qui non voglio anticipare troppe cose, però diciamo che è una cosa che sta nell'ordine delle idee di Agid di fornire uno strumento open source di verifica dell'accessibilità dei siti web, però è ancora un'idea di progetto, insomma. Insomma, qualche cosa di più in realtà anche, però non è a breve, ecco, non è a breve termine. Ma probabilmente ci sarà. A proposito di testi in grigetto, tempo fa durante i test di usabilità scoprì che se il monitor era collegato con VGA non si vedevano le linee grigie, che invece si vedevano collegato con HDMI. Sì, questo è, dicevo, il contesto a cui ci si riferisce. Quindi devono essere niente grigetti, fate nero su bianco. L'inadempienza della dichiarazione di accessibilità cosa comporta? Sono previste sanzioni? Sono sempre previste sanzioni amministrative. A questo abbiamo risposto nelle FAQ della precedente puntata, del precedente webinar, scusate, della settimana scorsa, e trovate tutte le informazioni online. Vi invito a consultarle. Verranno pubblicate sulla pagina dedicata allo scorso webinar. Come si forma la figura di expert di accessibilità? Si studia, si fanno tante esperienze. Conoscete AccessiWay? Sì, e vorrei dire prestate attenzione, perché è abbastanza. Fate attenzione, ecco. Allora, vado velocissimamente avanti, perché ho altre slide da farvi vedere. Temo di avere pochissimo tempo, però a me interessava farvi conoscere, ripeto, degli strumenti. Poi tanto questi rimarranno nelle slide. Anche qui un libro interessantissimo, uno strumento estremamente potente per la progettazione, faticoso da realizzare, ma molto molto utile. Il cosiddetto la realizzazione di un service blueprint, cioè, in altre parole, io ho la possibilità, anzi devo, analizzare il servizio che sto erogando passo per passo, suddividendo passo per passo tutte le attività che deve fare l'utente a vari livelli, cioè l'analisi cronologica di tutti i layer coinvolti nell'erogazione del processo. Io ho Web Analytics Italia oppure ho il mio sito web. L'utente deve trovare, deve scaricare un file. Si collega a un touch point, che in questo caso è il sito web. L'azione dell'utente è navigare sul sito, fa un determinato percorso e va su determinate pagine. Che cosa succede nel back office, nel back-end? Se magari compila un modulo, il back-end registra questa attività. Se l'utente trova una criticità, può eventualmente rivolgersi al helpdesk e io vado a indicare un potenziale punto critico per quello step di processo. Cerco di spiegarmi meglio, lo so che sto dando pochissime informazioni su una cosa che è molto più complessa, magari ci torneremo in un altro webinar. Si tratta semplicemente in questo caso di fare un file Excel in cui ci sono gli step cronologici del processo, dell'erogazione del servizio. Spero che vediate il mio mouse. I touch point, che appunto possono essere il sito web, oppure può essere un'email, una telefonata, ritorno sulla mail, scrivo il protocollo. Ok. E quindi ogni volta che io vado su un diverso passaggio trovo un'azione che sta facendo l'utente. Questa tabella va compilata dall'alto verso il basso, cioè io devo iniziare, ok, il mio utente sta sul sito web, che cosa deve fare? Deve loggarsi. A che pagina siamo? Cosa succede quando si logga? Adesso qui chiaramente helpdesk non è lo standard, è una cosa specifica per quanto riguarda il servizio che noi abbiamo erogato. Però ci è servito per definire che cosa, e vado velocissimamente perché mi mancano ancora in realtà tante slide, non ce la farò a farle tutte, però ve le lascio poi dopo.
E questo, ad esempio, è quello che noi abbiamo fatto per il form .agit.gov.it per la dichiarazione di accessibilità. È migliorabile? Sicuramente è migliorabile. Però anche in questo caso, questo canvas, questa tabella, è uno strumento per mettere davanti allo stesso foglio, diciamo, alla stessa pagina, tutti gli stakeholder del processo, i responsabili dell'erogazione di questo servizio, dal direttore generale a chi poi segue l'help desk. In modo tale che siano tutti d'accordo sul fatto che lo step primo è questo. Questa era una delle fasi iniziali di progettazione, non è l'ultima, mi scuso per non si vede bene la slide, però insomma, vi posso garantire che ci si perde tanto tempo a fare queste poche celle, ma pensate al tempo che perdete a rispondere alle mail, a rispondere alle telefonate, a rispondere a sopperire a una mancanza di corretta progettazione. Ultima cosa, che qui è la parte un po' più lunga, ripeto, su questo si potrebbe fare un webinar a sé stante. Ah, volevo dire un'altra cosa. Questa strumentazione ci ha consentito comunque di ricevere, lo dico in anteprima, un numero molto elevato di dichiarazioni di accessibilità tramite il form. Alcune amministrazioni hanno trovato difficoltà nella ricezione, però alla fin fine siamo arrivati a molte migliaia di molte, molte, molte migliaia di dichiarazioni che sono pervenute. Poi i risultati ufficiali li daremo in una comunicazione. Allora, un'ultimissima cosa, ci sono solo 5 minuti. Un'ultimissima cosa, appunto, ci sono solo 5 minuti. Io ho ancora un po' di slide, però ripeto, ve le lascio. Abbiamo fatto lo scorso anno un lavoro molto importante che voglio condividere brevemente con voi sul Single Digital Gateway, sulla qualità dei servizi, della qualità delle informazioni online. Allora, abbiamo progettato il sito, abbiamo progettato gli step del processo, insomma, il servizio, voglio dire, abbiamo progettato gli step del processo di erogazione del servizio. A un certo punto abbiamo le informazioni online. Bene, il regolamento del Single Digital Gateway, che vi invito a leggere, o perlomeno per quanto riguarda un aspetto specifico, indica in modo chiaro, in un certo articolo, che è l'articolo 9, come le informazioni delle pubbliche amministrazioni a livello europeo devono essere messe online per potersi collegare al Single Digital Gateway. Questo lavoro l'abbiamo fatto con le pubbliche amministrazioni coinvolte. Pubbliche amministrazioni centrali coinvolte sul Single Digital Gateway, non ancora sulle informazioni relative alle amministrazioni locali. Bene, abbiamo indicato nell'articolo, vengono indicate una serie di indicazioni appunto molto precise su il fatto che è proprio scritto su un regolamento europeo, che non è una cosa da poco, che devono essere di facile utilizzo, e quante volte l'abbiamo sentito, che devono essere esatte le informazioni e sufficientemente complete. Non ci deve essere tutto il mondo, non ci deve stare la gazzetta ufficiale, devono esserci quelle poche informazioni che mi consentono di poter arrivare a completare il mio processo. Ci devono essere dei riferimenti giuridici. Stiamo parlando delle pagine web, dei contenuti online. Deve essere chiaro a chi afferisce il contenuto che si sta pubblicando, quindi il nome dell'autorità competente. Devono essere chiari i recapiti, magari, che io posso mettere a disposizione nel footer. Deve essere molto ben chiaro che io devo potermi rivolgere a qualcuno. La pagina di aggiornamento deve essere recente, cioè, nel senso, io devo verificare periodicamente che la pagina abbia un aggiornamento recente. Magari semplicemente non è cambiato nulla, però ho fatto una verifica. Quindi indicare la data di pubblicazione deve essere ben strutturata, proprio anche visivamente, per una rapida consultazione. Le pagine devono essere aggiornate. Deve esserci, cosa che è molto trascurata dalle pubbliche amministrazioni italiane, una pagina dedicata, cioè che descriva una pagina o più pagine in una lingua che non siano quelle italiane, cioè una lingua straniera, che potrebbe essere l'inglese.
per certe informazioni che potrebbero essere chieste e richieste da un utente straniero. E poi devono essere scritte in un linguaggio semplice e chiaro. Ho finito il mio tempo. Cosa vuol dire linguaggio semplice e chiaro? Abbiamo cercato di definirlo in una serie di indicazioni precise, specifiche, che abbiamo messo a disposizione delle amministrazioni centrali e che, sulle quali noi facciamo un check puntuale di quelle che sono, di quelle che sono le, come si dice, la qualità delle informazioni pubblicate. Abbiamo fatto una checklist che abbiamo messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni e abbiamo messo a disposizione anche un format, anzi la Commissione europea ha messo a disposizione un format che noi abbiamo tradotto per dire: utilizzate, pubblicate in questo modo, in modo molto semplice, schematico, includete riferimenti. L'abbiamo anche proprio fatto un disegno, uno schema, insomma. E poi ci sono le informazioni sulle procedure. Questo vi lascio, insomma, adesso non c'è il tempo di descriverla, però è importante che l'utente, prima di iniziare un processo, una procedura, sappia di quanti passi è composta quella procedura, sappia di che cosa ha bisogno, di quanto tempo gli chiede il completamento di quel processo. Deve saperlo prima, non trovarsi a metà del guado e poi dover fare logout perché non ha le informazioni. Deve saperlo prima, questo è molto importante, vale per tutti i servizi. Dopodiché, fatto questo, io devo, se ho seguito tutte queste indicazioni, devo comunque monitorare, analizzare e migliorare il mio servizio. Per incrementare con questi strumenti che vi ho indicato continuamente l'usabilità e l'accessibilità dei servizi, da un punto di vista redazionale potrebbe richiedere uno sviluppo dedicato da parte di uno sviluppatore oppure una nuova infrastruttura, ma moltissime cose vi posso garantire per esperienza che moltissimi problemi sono relativi agli aspetti redazionali. Quindi uno strumento che vi può servire per la monitoraggio di come stanno utilizzando i vostri servizi, il vostro sito, il cittadino o gli utenti è Web Analytics Italia. Detto ciò, checklist e format, adesso vi spiegherà tutto. Dunque, è possibile conseguire una qualche certificazione su accessibilità tramite qualche corso? Insomma, ce ne sono tanti di corsi, ci sono anche insomma, c'è il V3C, ci sono molti corsi che seguire, però insomma, l'esperienza viene più soprattutto dalla competenza e dall'esperienza, ecco, che uno ha fatto. È una tecnologia ulteriore rispetto a Google Analytics, noi già lo abbiamo inserito nel nostro sito, benissimo, sì, adesso vi spiegherà tutto quanto, checklist e format. Grazie Claudio, sei stato molto esaustivo e sei riuscito anche a rispondere a tutte le domande che sono arrivate. Alcune anticipavano l'intervento del relatore successivo, che a questo punto vedo già in video e a cui lascio la parola. E magari Claudio puoi ricollegarti alla fine dell'intervento di Davide per eventuali ulteriori domande. Prego Davide, ecco la tua presentazione, buon intervento. Sì, grazie Gianluca, grazie a tutti per essere intervenuti, grazie anche a Claudio per il quadro introduttivo che ha fatto rispetto alla progettazione di siti web, perché lo strumento che andrò adesso a presentare rientra perfettamente in questo quadro, proprio perché ha a che fare con la possibilità di ottenere delle indicazioni, dei dati quantitativi su quello che gli utenti effettivamente fanno sui nostri siti web. Questo è importante da considerare sia in un'ottica di miglioramento continuo, quindi di monitoraggio, come diceva una delle ultime slide di Claudio, sia quando andiamo, come succede molto spesso di questi tempi nelle pubbliche amministrazioni, e quando andiamo a riprogettare un sito web che magari è già online. Ecco, quindi partire dai dati del sito web che già conosciamo ci permette anche di evidenziare quelle che possono essere le criticità da tenere in considerazione in fase di riprogettazione. Andiamo a vedere quindi
Che cos'è, come funziona Web Analytics Italia? È una piattaforma per la raccolta appunto dei dati relativi al traffico che arriva sui siti web della pubblica amministrazione. La raccolta di questi dati, o per essere più precisi, l'esposizione delle statistiche relative a questi dati è un obbligo previsto dal codice dell'amministrazione digitale all'articolo 7, quindi va da sé che è obbligatorio anche raccoglierli per poterli poi esporre in qualche modo. A che cosa serve? Web Analytics Italia serve essenzialmente a tenere sotto monitoraggio non solo il numero di visite, così come magari andava un po' di moda qualche decina d'anni fa, quindi esporre questo numero, a volte anche un po' con orgoglio, no? Il numero dei visitatori, così come oggi probabilmente succede nei social, no? Con il numero dei like. Così tratta di qualcosa di più complesso perché al di là del numero banale di visitatori possiamo andare ad analizzare il comportamento in particolare dei visitatori e possiamo anche poi provare a segmentare, lo vedremo più in là, chi sono questi visitatori proprio nel nostro sito web. Quindi serve proprio a ottenere informazioni utili per la progettazione. Quali sono i vantaggi nell'utilizzare Web Analytics Italia? Qui mi collego anche a una delle domande che erano state fatte prima, cioè che relazione c'è tra Web Analytics Italia e Google Analytics? Sono due strumenti molto simili perché entrambi hanno l'obiettivo di raccogliere statistiche sulle visite dei siti web, ma entrambi presentano dei vantaggi differenti. Innanzitutto, con Web Analytics Italia stiamo parlando di una piattaforma nazionale, quindi che è stata sviluppata in Italia dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che sta anche su delle infrastrutture localizzate in Italia. Sapete quanto questo è importante rispetto alla normativa GDPR? Questo perché come pubblica amministrazione italiana abbiamo esattamente quello che il GDPR chiede, cioè il controllo completo dei dati. Poi, per come è progettato, visto anche che è un software open source, siamo certi di, e questo è visibile a tutti quelli che possono leggere ovviamente il codice. Perdono, mi sono reso conto che si era spenta la cam. Dicevo, è anche visibile che non c'è una raccolta di dati personali degli utenti. Un altro importante vantaggio di Web Analytics Italia è la possibilità di condividere i dati, cosa che con Google Analytics non necessariamente è così semplice. Innanzitutto ci sono dei dati pubblici che sono quelli che visualizziamo giornalmente nella home page di Web Analytics Italia e poi per le pubbliche amministrazioni che fanno onboarding ci sono anche dei dati più specifici che possono essere appunto consultati nel dettaglio nelle dashboard che vedremo tra poco. Claudio vi ha già fatto vedere quanto sono importanti questi indicatori. Lui ha preso ad esempio i dati specifici del sito SPID che erano stati osservati in un particolare intervallo di tempo. Io qui vi do una panoramica un po' più generale sui siti web che monitoriamo attraverso WAI, Web Analytics Italia, e possiamo osservare come effettivamente i dispositivi mobili superano già da un po' di tempo i dispositivi fissi desktop tra quelli preferiti dagli utenti nella consultazione dei siti web della PA. Un altro dato che possiamo andare a osservare è quello relativo ai sistemi operativi, che un po' rispecchia anche quello dei dispositivi, e poi abbiamo anche, e questo è particolarmente utile in fase di progettazione, un'indicazione sui browser usati. Quindi possiamo osservare come la maggior parte delle visite arrivano dal browser Google Chrome. Quindi, anche quando andiamo a progettare il sito, studiando nelle fasi di sviluppo anche le compatibilità con i browser e con le versioni precedenti dei browser, tenere in considerazione questa informazione è abbastanza utile. Andiamo a vedere adesso come funziona Web Analytics Italia. Funziona su due versanti principalmente. Uno che
riguarda la raccolta delle visite, quindi diciamo è una componente di ingestion tecnicamente parlando, e l'altra invece riguarda l'elaborazione delle statistiche su questo tracciamento che è stato fatto, quindi sui dati grezzi, e questa sarebbe la componente di reporting. A proposito del processo di tracking, quello che dobbiamo sapere anche per conoscere un po' come funzionano all'interno questi strumenti di Web Analytics è che i dati sulle visite non partono dal sito web che stiamo monitorando, ma partono dal browser dell'utente che sta visitando il sito. Questo perché il sito web visitato ospita all'interno un codice di tracciamento, un codice di tracking eseguibile dal browser, il linguaggio JavaScript, che una volta attivato durante la visita, automaticamente trasmette ai server di Web Analytics Italia tutta una serie di dati, ovviamente ribadisco dati che non sono dati personali, ma dati anonimi, una serie di dati che poi, ecco, vengono raccolti come dati grezzi e infine poi elaborati in fase di recording, di reporting. Per questo motivo è fondamentale per raccogliere le visite proprio inserire questo codice di tracciamento all'interno di tutte le pagine del proprio sito web. Questa ovviamente è una regola generale che vale tanto per Web Analytics Italia quanto per tutti gli altri sistemi di tracciamento, incluso Google Analytics. Quello che possiamo poi gestire all'interno della piattaforma Web Analytics Italia sono i siti e gli utenti. Questo perché il contenitore, ecco, diciamo, principale che c'è all'interno di Web Analytics Italia è quello della propria pubblica amministrazione di appartenenza. Più avanti vi farò vedere qual è il processo di onboarding e quindi a partire da quello poi sarà più chiaro anche capire l'associazione tra utenti e pubblica amministrazione. Quello che però mi interessa in questo momento sottolineare è che si possono gestire all'interno della propria amministrazione più siti web e più utenti che hanno accesso alle statistiche di Web Analytics Italia. È abbastanza consueto che una pubblica amministrazione, a parte il sito istituzionale, abbia anche degli altri siti web tematici. Questo ovviamente è particolarmente più pregnante per le grandi pubbliche amministrazioni, però anche un piccolo comune a volte ha, non so, un sito dedicato al turismo, quindi si possono gestire entrambi. Un altro elemento importante è proprio quello degli utenti, per cui non solo la persona che inizialmente fa l'onboarding della propria amministrazione può avere accesso a tutte queste statistiche, ma anche effettivamente altre persone che possono essere invitate e per le quali si possono anche specificare ruoli e permessi in maniera granulare anche per un singolo sito web. Andando poi nel dettaglio delle statistiche di un singolo sito web, si possono andare a visualizzare una serie di widget, che sono disposti all'interno di una dashboard complessiva. Queste dashboard sono personalizzabili secondo le esigenze dell'amministrazione e abbiamo in progetto, diceva Claudio, che inizieremo l'anno prossimo con delle novità su Web Analytics Italia. Vi anticipo, ecco, che una di queste sarà la possibilità di avere delle dashboard di default preimpostate da esperti di Web Analytics e che possono essere direttamente visualizzate all'interno di Web Analytics Italia. Queste dashboard ovviamente saranno sempre modificabili, personalizzabili e si potranno inserire i diversi widget che sono disponibili e personalizzabili anche in termini di segmenti di tempo e segmenti di traffico. Un altro elemento importante sono i report. Ecco, i report aprono anche un filone di ragionamento un po' meno tecnico e più progettuale, perché di là di quelli che sono visibili in maniera specifica e puntuale all'interno della dashboard di Web Analytics Italia, si possono avere anche dei report periodici e sintetici e che possono essere ricevuti direttamente via email, a un indirizzo email che ovviamente si può personalizzare e specificare.
avere dei documenti che siano più facilmente condivisibili all'interno della propria amministrazione. Questo, dicevo, apre un filone di ragionamento meno tecnico perché la condivisione di dati che riguardano, l'efficacia dei servizi che la propria amministrazione eroga è, un momento importante, per riuscire ad aprire, come dire, nelle prassi dell'amministrazione uno spazio che sia dedicato ai processi decisionali data-driven. Questo significa che anche a livello dirigenziale, pian piano si sta facendo strada questo nella pubblica amministrazione, è importante decidere in maniera strategica, non so, se investire con un progetto, con delle risorse umane o finanziarie nel miglioramento di un determinato servizio oppure investire su un altro. Ecco, avere dei dati quantitativi che ci dicono come e quanto gli utenti utilizzano un determinato servizio può effettivamente rendere queste decisioni più informate, può rendere queste decisioni anche più solide dal punto di vista della condivisione all'interno dell'amministrazione. È disponibile, per Web Analytics Italia anche una guida utente che, noi continuamente aggiorniamo anche a partire da quelle che sono le richieste di assistenza che ci giungono rispetto a questa piattaforma e che, come purtroppo prima sottolineava un partecipante, in questo momento non riusciamo a rispondere, anche data la mole di amministrazioni partecipanti, non riusciamo a rispondere velocemente. Ecco, però pian piano, proviamo a evaderle tutte e accanto ovviamente a questo, andiamo integrando la guida utente proprio per rendere sempre più facile per tutte le amministrazioni, per i referenti, magari dei siti web delle amministrazioni, l'utilizzo di questa piattaforma. Andiamo ora a vedere cosa si può fare con i dati raccolti. E lo andiamo a vedere, direi, in maniera anche più generale rispetto a Web Analytics Italia. Parlerei più in generale, ecco, in questa fase della presentazione di Web Analytics. Questo perché ci sono tutta una serie di strumenti che ancora non sono disponibili in Web Analytics Italia, che comunque è una piattaforma che è online già da un po' di tempo, ma non la definirei ancora totalmente matura dal punto di vista delle funzionalità, tanto è vero, ecco, che abbiamo programmato delle tranche di sviluppo per l'anno prossimo, quindi mi interessa non tanto dirvi adesso quali sono le funzionalità presenti su Wai, ma quali sono le potenzialità dei dati che si raccolgono con piattaforme come Web Analytics Italia. Andiamo a vedere quali domande possono essere in qualche modo gestite, possono essere in qualche modo risposte utilizzando questi dati. E sono: quanti utenti visitano il sito e per quanto tempo? Quali sono le principali località da cui provengono? Questo magari è importante considerarlo, per esempio, in un ambito, lo accennava prima Claudio, anche europeo, transfrontaliero, quindi sapere se un determinato contenuto è visitato magari da utenti stranieri e magari è una pagina in lingua italiana. Potrebbe essere questo un indice del fatto che sarebbe necessario magari migliorare le caratteristiche di internazionalizzazione dei contenuti con una traduzione. Quali sono i contenuti più visitati in un dato intervallo di tempo? In quale momento della settimana o dell'anno si registra il maggiore o il minore numero di visite, magari per programmare una manutenzione del sito web? Quali sono i termini attraverso i cui gli utenti arrivano al sito da un motore di ricerca? Quali sono i termini di ricerca digitati nel motore di ricerca interno del nostro sito? In che percentuale il sito è fruito da dispositivi mobili? Quanti utenti sul totale riescono a compilare gli step di un servizio? Quanti utenti scaricano un determinato documento? Ecco, queste sono tutte domande molto interessanti rispetto alla gestione, alla progettazione, all'evoluzione di un sito web, che possono trovare risposta nell'analisi dei Web Analytics. Andiamo a vedere innanzitutto alcuni indicatori chiave di performance KPI di base che sono già disponibili nei widget che
che sono contenuti nella dashboard di Web Analytics Italia. Questi offrono intanto una vista complessiva degli utenti del sito, la loro provenienza, quali sono i contenuti, le pagine più viste, quali sono i dispositivi più utilizzati. Ecco, quindi una buona parte di quelle domande è già in un certo modo gestibile attraverso l'analisi dei widget che sono di default nella dashboard di Web Analytics Italia. Un'altra operazione importante che accennavo prima nel gruppo di slide precedenti è la segmentazione dei dati. La segmentazione può avvenire per diverse categorie, cioè possiamo andare a segmentare o per tipologia di utenti, ad esempio vogliamo solo utenti che provengono dalla nostra area geografica di riferimento, ad esempio della nostra amministrazione, oppure vogliamo valutare il comportamento solo degli utenti che hanno un browser impostato in lingua italiana, oppure, non so, vogliamo considerare un segmento temporale, quindi vedere che cosa fanno gli utenti negli orari di chiusura dell'ufficio. Magari se abbiamo uno sportello telefonico, vogliamo vedere se lo sportello telefonico lo chiudiamo, che cosa succede, quindi cosa fanno gli utenti quando nessuno risponde al telefono? Magari in quegli orari sono più propensi ad andare a visitare delle pagine di aiuto sulla stessa tematica. Sono tutti esempi e domande utili e che possono essere gestite con la segmentazione dei dati. La funnel analysis consente, ed è è un tema avanzato di Web Analytics, consente il tracciamento di una procedura o di un percorso che si svolge in più fasi. E in questo tipo di analisi possiamo anche evidenziare effettivamente quanti utenti riescono a superare un determinato step e quanti invece magari si fermano prima. Ecco, era un esempio che faceva anche Claudio. I Web Analytics ci permettono di analizzare questo tipo di fenomeno nel dettaglio e questo ci permette anche di riprogettare in maniera consapevole eventualmente un singolo step di un servizio, perché magari scopriamo che le istruzioni in quello step non sono particolarmente chiare oppure richiedono delle informazioni che non erano già state preannunciate in qualche modo all'utente, per cui spesso diventa un punto di stop, un collo di bottiglia che non permette il completamento di una procedura. Un altro strumento avanzato, sempre di Web Analytics, sono le heatmaps, chiamate anche mappe di calore. E questo è uno strumento visuale, quindi anche particolarmente di impatto per chi lo osserva, perché ci permette attraverso il colore di evidenziare quali sono visivamente le parti della pagina web che vengono più frequentate dagli utenti. Più frequentate significa che localizzano più interazioni da parte degli utenti. In questo modo possiamo anche gestire e capire quali sono gli spazi morti dal punto di vista della gestione degli ingombri nel nostro sito. Quindi magari in fase di prototipazione di wireframe possiamo tenere conto di questo, ma possiamo anche scoprire quali sono le funzionalità più utili. In questa heatmap di esempio che ho riportato qui, cosa vediamo? Vediamo certamente che la barra per la ricerca per il motore di ricerca interno del sito è un punto più frequentato rispetto al menu di navigazione principale. Ce la dice lunga sul comportamento degli utenti e ci dà anche una prospettiva su dove concentrare gli sforzi. Quindi, se stiamo allocando il budget per la riprogettazione del nostro sito web, teniamo in considerazione che il web è sempre di più fruito attraverso canali di ricerca e sempre meno attraverso alberi di navigazione. Quindi non spendiamo tantissimo nel progettare menu, ma spendiamo di più nell'avere un buon motore di ricerca, oppure, visto che, come si dice di questi tempi, ormai l'home page dei nostri siti è Google, questo perché spesso gli utenti accedono attraverso Google a una specifica pagina dei nostri siti web, ecco, avere anche una particolare attenzione, quindi dedicare
pure del budget, se vogliamo, in fase di progettazione e di sviluppo, all'ottimizzazione delle nostre pagine dal punto di vista dei motori di ricerca, quindi quella che chiamiamo SEO, Search Engine Optimization. Questo significa che il nostro sito sarà più fruibile, questo significa tenere in considerazione che effettivamente gli utenti non stanno facendo sul sito quello che noi ci eravamo immaginati, ma gli utenti stanno adottando sul nostro sito comportamenti che noi possiamo osservare e analizzare. Quindi ostinarsi ad avere delle navigazioni pazzesche all'interno dei nostri siti con 8 livelli di profondità, nel quale tutte le pagine disponibili sono mappate in un mega menu pazzesco, magari non è una scelta di design vincente al giorno d'oggi, e può esserlo invece di più avere un motore di ricerca con autocompletamento oppure con correzione automatica degli errori di digitazione. Questi sono funzionalità che un utente si aspetta di trovare in un sito evoluto. Un altro strumento sempre avanzato di Web Analytics è la Form Analysis, quindi è in maniera un po' diversa dalla Funnel Analysis, questo tipo di analisi, appunto, scusate la ripetizione, si concentra specificamente su un form che non necessariamente deve essere una procedura multi-step come nella Funnel Analysis. Possiamo anche osservare dati relativi alla compilazione di un form che si trova su una singola pagina, questo perché la singola interazione dell'utente con un campo da riempire può essere monitorata dagli strumenti di Web Analytics. Quindi magari scopriamo che nel nostro servizio chiediamo obbligatoriamente ai nostri utenti, perché è un campo obbligatorio attraverso il quale non si può, senza la compilazione del quale non si può andare avanti. Scopriamo che chiediamo il numero di telefono fisso e magari, siccome tanti utenti o non ce l'hanno, perché adesso è abbastanza consueto avere anche solo il numero di cellulare, oppure non vogliono darlo, ecco, scopriamo che noi l'avevamo messo obbligatorio e che magari spesso la compilazione del form si interrompe proprio in quel punto e l'utente non arriva alla fine del form e quindi non riesce a usufruire del servizio che avevamo progettato. Questo magari ci può far ripensare alla obbligatorietà di un campo o alla criticità o alla ritrosia magari nell'utente a fornire determinate informazioni o magari nel fatto che stiamo chiedendo informazioni che l'utente non ha a disposizione. Ultimo strumento, sempre di Web Analytics e sempre, diciamo, nell'insieme degli strumenti più avanzati, è l'A/B testing. L'A/B testing è una tecnica per poter fare una valutazione comparativa tra due versioni di uno stesso sito web. Questo significa che noi possiamo gestire la compresenza di due siti web che sono paralleli e i Web Analytics possono in qualche modo mettere a paragone, confrontare side by side uno accanto all'altro i comportamenti sull'uno o sull'altro sito. È anche possibile avere degli strumenti tecnici più avanzati, ma ovviamente non è questa con la sede per spiegarli, che possono anche assegnare casualmente gli utenti visitatori a una versione o a un'altra del sito, oppure farlo in maniera non casuale, ma magari con un campionamento di tipo ragionato. A proposito comunque di questa tecnica, è stato pubblicato già da qualche tempo, magari molti di voi l'hanno già letto, è stato pubblicato un articolo sul blog di Designers Italia che potete ritrovare o su Medium o anche andando sul sito di Designers Italia. Quindi tutti questi sono strumenti e tecniche che si basano sull'utilizzo di dati che sono raccolti mediante portali di Web Analytics. Andiamo adesso
avanti a vedere il processo di onboarding. Proverò a essere sintetico visto che manca poco alla fine del webinar. Dunque, i requisiti per il processo di onboarding abbastanza semplice, cioè la pubblica amministrazione deve essere presente su IPA, su indice PA, il referente che non deve essere necessariamente l'RTD, può essere semplicemente la persona che si occupa del sito web, in ogni caso ecco la decisione su chi deve essere referente è una decisione interna all'amministrazione, però deve avere delle credenziali SPID per accedere alla piattaforma. Ultimo requisito è che l'amministrazione deve avere una certa facilità nell'accedere al codice sorgente del proprio sito. Quindi deve o avere, diciamo, un tecnico all'interno oppure essere in contatto con una società che si occupa della manutenzione evolutiva in modo che il codice di tracciamento di cui vi ho parlato prima possa essere inserito all'interno del sito. In ogni caso, l'RTD è una persona che viene presa in considerazione all'interno di questo processo di onboarding perché, ecco, viene tenuto informato con delle notifiche rispetto ai passaggi che si fanno, quindi l'onboarding e l'aggiunta di un nuovo sito. Quindi il primo accesso, viene fatto, dicevo, con SPID, si seleziona la propria pubblica amministrazione di appartenenza. In un passaggio successivo e i campi relativi alle informazioni della pubblica amministrazione vengono prelevati direttamente da indice PA. Quindi questo è lo step in cui se notiamo che l'indirizzo del sito istituzionale della nostra amministrazione su indice PA è sbagliato e non aggiornato, ecco il momento di fermarsi e andarlo a correggere su indice PA. Il passaggio successivo è l'inserimento del codice di tracciamento sul sito istituzionale, quindi quello che c'è, ripeto ancora una volta, registrato su indice PA della nostra pubblica amministrazione e non appena questo codice di tracciamento inizia effettivamente a trasmettere le visite a Web Analytics Italia, abbiamo una convalida complessiva di tutto il processo di onboarding. Sinotticamente, ve lo ripropongo in maniera veloce. Accesso con SPID. Dunque, accesso con SPID, selezione della propria pubblica amministrazione. A questo punto la piattaforma va a creare un'associazione tra quell'utente e la pubblica amministrazione, ma è un'associazione ancora non convalidata, temporanea. Viene rilasciato il codice di tracciamento, dopodiché all'interno del sito dell'amministrazione abbiamo due passaggi. L'inserimento del codice rilasciato all'interno del proprio sito e l'inizio effettivo del tracciamento delle visite. Successivamente, queste visite vengono ricevute da Web Analytics Italia e, se arrivano correttamente, viene convalidata quell'associazione tra utente e PA dalla quale eravamo passati prima. Se invece entro un certo tempo non abbiamo una ricezione delle visite, a quel punto quell'associazione tra utente e PA sarà rimossa. L'ambiente di Public Playground è un'istanza pubblica di test che è a disposizione per fare delle prove e funziona anche dal punto di vista dell'invio delle email, ma non invia email all'RTD. L'ambiente si resetta ogni settimana, quindi può essere utilizzato da chiunque, anche creando delle pubbliche amministrazioni che non esistono, solo per fare delle prove. Le notifiche, questo diciamo l'ho già accennato, quindi vado veloce, vengono inviate sia agli utenti che hanno fatto onboarding sia all'RTD, proprio per tenerlo informato rispetto a quello che succede. Nel caso in cui l'RTD non sia stato specificato su indice PA, in ogni caso si può andare avanti, non è un elemento bloccante. Dunque, abbiamo finito con le slide, abbiamo giusto il tempo di rispondere alle abbondanti domande che vedo che sono state poste. Allora, gli obiettivi di accessibilità sono obbligatori? Sì, è già stato risposto. Purtroppo un questionario ANAC chiede ancora il numero di visualizzazioni, con un senso che ancora non ho inquadrato, probabilmente è un indicatore, per quanto non molto efficace, di determinate
con determinate metriche che poi permettono ad ANAC di distinguere magari un sito web dall'altro. Non è probabilmente molto indicativo, andrebbe aggiornato. Abbiamo attivato entrambi, quindi immagino anche Google Analytics, ma Web Analytics mi dà risultati diversi da Google Analytics. Cosa è meglio pubblicare? Dunque, risultati diversi sono fisiologici per due motivi. Innanzitutto perché Google Analytics non pubblica dei risultati puntuali, ma dei risultati che sono stimati su un campione, e Web Analytics Italia, d'altro canto, può anche, ecco, registrare delle visite che, non sono state raccolte da, Google Analytics o viceversa, questo magari per temporanei rallentamenti della rete o piccoli malfunzionamenti che non sono percepibili dagli utenti, ma che chiaramente possono impattare sul calcolo delle visite. E quale è meglio pubblicare? No, su questo non c'è una risposta, probabilmente è meglio pubblicare, diciamo, solo uno dei due ed essere coerenti nel tempo. Quindi quello che è meglio è sceglierne uno dei due e pubblicare quello. Come si aderisce Web Analytics Italia? L'ho appena spiegato, quindi andando sul sito Web Analytics Italia, facendo accesso con Speed, selezionando la pubblica amministrazione e seguendo le altre istruzioni, ma comunque è tutto documentato nella guida. In Istat abbiamo migrato da Google Analytics a Matomo per il controllo dei dati, ma notiamo delle incongruenze nei dati statistici, quindi è la stessa risposta che ho dato prima. Google Analytics fa delle stime campionarie, mentre Matomo, che non l'ho specificato, ma è Matomo o il suo nome precedente che era Piwik, è lo stesso prodotto. È un prodotto open source che sta al centro di Web Analytics Italia e si occupa di gestire le due componenti, quella di ingestion e quella di reporting. Quindi Matomo non fa le stime, ma parte da dati puntuali, quindi possono esserci delle difformità. Se una PA centrale è censita in IPA come ente unico, ma con varie aree organizzative omogenee, che se cerco per codice fiscale non vedo, come faccio ad accedere a UI? Immagino il dirigente periferico, se prova a registrarsi con il suo Speed, non venga riconosciuto perché la sua PA è in IPA solo un'unità organizzativa. O sbaglio? No, è così, nel senso che il contenitore all'interno del quale si possono inserire i siti web e gli utenti è l'APA, quindi il codice IPA per capirci. Se abbiamo un'amministrazione particolarmente sparsa, è opportuno che diciamo, il referente centrale faccia l'onboarding e poi possa invitare ulteriori utenti, anche con ruolo di amministratori, volendo, alla piattaforma, in modo che questi possano anche autonomamente inserire i siti web cosiddetti periferici. Il codice di tracking può coesistere con quello di Google Analytics? Sì, assolutamente, non c'è conflitto. Piwik non va bene perché non condivide i dati alle altre PA? Non saprei, non capisco onestamente la domanda. Piwik va bene, Piwik si chiama adesso Matomo ed è esattamente il motore software che c'è al centro di Web Analytics Italia. La condivisione o meno dei dati con altre PA o con il pubblico esula, diciamo, dalla scelta dello strumento. Ma per quanto riguarda le aziende che forniscono supporto con il sito web, è possibile registrarsi in UI? Possiamo anche, come pubbliche amministrazioni, dare accesso in lettura o anche in scrittura, o possiamo delegare in qualche modo l'attività di monitoraggio degli analytics anche a delle aziende fornitrici. L'importante è sempre dare l'accesso Speed e magari internamente, ecco, gestire dal punto di vista burocratico questa delega. Noi siamo inquadrati in IPA come gestori di pubblici servizi, non è prevista la figura del RTD, restano tutti gli obblighi. UI non è un obbligo, appunto, la risposta è già scritta, ma è obbligatoria invece la dichiarazione accessibilità. Non saprei se andare avanti con le domande, visto che mancano 2 minuti, o lasciare magari spazio a Davide, se Flavio vuoi per un potete, saluto finale, possiamo anche a sforare di qualche Gianluca, e magari minuto, le magari non domande che troppo, restano, visto 5-10 che ce minuti, n'è però ancora una possiamo decina, prendercele. Per cui possiamo provare chi a ecco, vuole, di esaurirle quei o partecipanti, nell'inizio chi del prossimo vuole webinar continuare a magari seguire, scrivere. proviamo a rispondere a queste domande. Gli altri magari potranno vedere, ascoltare le risposte nella registrazione che pubblicheremo oggi pomeriggio. Quindi vedo anche Claudio Cilechini in webcam, per cui prendetevi.
Sì, prendetevi il tempo che vi serve per poter rispondere alle domande, magari entro le 13:35, 13:40 comunque completiamo. Ti rilascio la parola, prego. Grazie. Allora continuo con le domande. Ok, allora utilizzando Wesul proprio sito è necessario aggiornare la privacy policy e la cookie policy? Utilizza solo cookie tecnici o anche di tracking? Allora, Web Analytics Italia, così come Matomo, che è il motore open source che utilizza solo cookie di prima parte e non utilizza cookie di profilazione. I cookie di tracking di cui si parlava sono comunque cookie tecnici, nel senso che non contengono preferenze relative all'utente. Comunque sulla questione privacy, siccome abbiamo ricevuto nel tempo tante domande, proveremo, magari non l'anno prossimo, anche nel corso di quest'anno, a rilasciare una guida un poco più completa che spieghi quali sono le necessità per gli adempimenti per le pubbliche amministrazioni che adottano UI. In ogni caso, è sempre opportuno informare gli utenti rispetto al fatto che si fanno queste attività di tracciamento, ma non è necessario chiederne il consenso perché non viene trattato alcun dato personale. In quale pagina del sito web dell'ente conviene posizionare lo script JavaScript per il tracking? In tutte, quindi è opportuno utilizzare le funzionalità del CMS che permettono di inserire un codice che poi finisce su tutte le pagine. In UI è possibile filtrare il traffico degli utenti togliendo gli utenti interni dall'ente? Sì, è possibile filtrare rispetto a determinati indirizzi IP o classi di indirizzi IP. Per questo tipo di esigenza non c'è ancora la disponibilità di un'interfaccia, quindi è una di quelle richieste che andrebbero indirizzate all'assistenza ui@agid.gov.it. È possibile la gestione dei codici di modelleggio tramite Tag Manager? In teoria è possibile, quindi se l'amministrazione utilizza già un Tag Manager può inserire il codice di tracciamento e farlo gestire dal Tag Manager, ma su questo non forniamo una guida perché non lo proponiamo direttamente come strumento, però ovviamente ci farebbe piacere anche conoscere questo tipo di esperienza. Lo script JavaScript per il tracking è compatibile anche con piattaforma WordPress? Sì, è compatibile con qualunque sito web, non solo con il CMS, ma anche con un sito web statico o con un sito web fatto a mano o con qualunque tipologia. Insomma, l'importante è che sia una pagina HTML contenente il codice visualizzato in un browser, quindi requisiti minimali. C'è modo di capire l'utilizzo del sito da parte di utenti disabili? No, perché la disabilità potrebbe essere considerata un dato sensibile, soprattutto se si tratta di una disabilità in termini di salute, però si può magari provare a vedere qual è la percentuale di utilizzo con dei browser che magari sono screen reader. È una evenienza alla quale non avevamo mai pensato, mi sta venendo in mente adesso, però si potrebbe analizzare. Non necessariamente potrebbe dare risultati attendibili perché in realtà gli screen reader sono anche plugin per sistema operativo, plugin per browser, quindi non potrebbe anche non essere rilevato, potrebbe essere un normale Google Chrome, ma magari l'utente sta usando uno screen reader e non lo rileviamo. Per chi ha Matomo Analytics, è obbligatorio il passaggio a Web Analytics Italia? Sono funzioni equivalenti? No, non è obbligatorio assolutamente. Sono in parte equivalenti. Chiaramente Web Analytics Italia non è solo Matomo, ma ha anche attorno tutta una serie di altri strumenti pensati per l'APA, come la gestione delle utenze e delle deleghe sui permessi dei siti web. Nel caso in cui si utilizzino sia un'istanza locale, comunque on-premise dell'amministrazione di Matomo, sia Web Analytics Italia, il codice di tracciamento non è esattamente lo stesso, quindi è uno di quei casi in cui è meglio richiedere la nostra assistenza ed elaboriamo insieme il codice esattamente così come serve per farlo funzionare. Attualmente nella dashboard UI io riesco solo a vedere il totale delle visite del sito, senza nessun altro dato di dettaglio sui visitatori sul comportamento. C'è un servizio helpdesk di UI a cui rivolgersi? Sì, il servizio c'è ed è via mail, come dicevo, è ui@agid.gov.it.
ma rispetto al totale e alla dashboard di dettaglio è accessibile sin dall'inizio in UI e si accede tramite un bottone che c'è corrispondentemente a ogni riga della tabella che elenca i siti web a fine riga. È presente o sarà presente un sistema di tracciamento filmato dei movimenti del mouse come accade su Mouseflow di ogni singola visita? No, penso che questo implichi molti problemi di privacy. Quanti sono gli enti che hanno già adottato con successo questo strumento? C'è un numero anche per i comuni. Allora, gli enti che hanno adottato Web Analytics Italia, ve lo dico in diretta, sono in questo momento 519 amministrazioni. Non abbiamo una segmentazione per tipo di amministrazione al momento evidente, visibile. Dovremmo estrarla, diciamo, dal nostro back-end, ma in una futura versione anche di interfaccia grafica di UI probabilmente evidenzieremo anche le tipologie di amministrazione. UI è utilizzabile anche per siti non sviluppati per la PA e per i siti delle società semistatali. Allora, Web Analytics Italia è utilizzabile dalle PA. Su quali siti la PA lo utilizza è una responsabilità della PA. Certo che se poi rileviamo che la PA, in maniera ovviamente incomprensibile perché non avrebbe senso, con il suo codice di tracciamento sta monitorando il sito di un'azienda che non è in alcun modo collegata alla PA, ecco allora potremmo anche disattivare quel codice o chiedere chiarimenti. Se invece si tratta di siti tematici dell'amministrazione o magari di una partecipata della PA è abbastanza sensato. L'RTD può avviare la procedura? Sì. La registrazione può essere effettuata da più referenti di amministrazione? No, la registrazione va effettuata da uno e poi si possono aggiungere altri referenti, ma ogni persona può anche stare su più amministrazioni, quindi pensiamo a un fornitore che gestisce più comuni, può anche essere delegato su amministrazioni diverse. Ultima domanda, con UI è possibile ottenere statistiche sia su una singola pagina che su un insieme di sottopagine? Sì, si devono creare a quel Davide, punto dei grazie a te segmenti. sei riuscito anche tu a rispondere a tutte le domande che sono arrivate. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma credo che fosse necessario, fosse utile, perché le domande anche oggi sono state veramente tante. Vedo anche di nuovo Claudio in video. Claudio, se vuoi intervenire per qualche commento o saluto, puoi farlo in qualsiasi momento. Vista l'ora, io direi di avviarci verso la conclusione. Vi ricordo solo che i materiali, le presentazioni dei relatori sono già disponibili su Eventi.pa, la registrazione sarà disponibile a partire da oggi pomeriggio e vi ricordo l'appuntamento della settimana prossima, sempre venerdì alle ore 12, dalle ore 12 alle 13:30 per l'ultimo webinar di questo ciclo. Claudio, ti lascio la parola, prego. No, è solo per un saluto, grazie a tutti. Come dire, so di aver parlato molto velocemente e dato tante informazioni, però spero insomma, che sia stato comunque utile. E vi ringrazio voi per l'organizzazione del seminario, del webinar, e ringrazio molto chi ci ha seguito sino a quest'ora, quasi un pranzo, vorrei dire, insomma. Grazie a tutti, arrivederci. Bene, allora grazie a voi e grazie ai partecipanti per questa interessante occasione anche di confronto, visto le tante domande che ci sono state. Vi Grazie a auguro tutti, anch'io buon arrivederci. pranzo e ci vediamo venerdì prossimo. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci.